Credo che era importante vincere, ma era importante la risposta dei calciatori. Quindi, come ho detto già agli altri, sono molto contento per Caidi Speranza e Bacio che venivano da annate un po' sfortunate qui, dal punto di vista dei risultati, non solo dalle prestazioni. E quindi sono contento soprattutto per loro, per questa vittoria. Ci hanno messo il massimo per poter vincere la partita, come tutti gli altri. Ho trovato dei calciatori disponibili e meglio di così non potevano fare, e quindi va a loro il grande merito di questa vittoria. Speriamo che sia, anzi sono sicuro che è l'inizio di dare sempre il massimo, e quindi non si può garantire i risultati, perché i risultati, come sapete, sono frutto di tantissime variabili, ma si può garantire il massimo impegno e la massima abnegazione per questa città, per i tifosi, per il presidente, per la società, per voi, per tutti. Adesso le analisi a caldo sono anche frutto magari di quello che abbiamo vissuto in campo, e quindi ci calmiamo, poi analizziamo con calma quello che bisogna fare e quello che è andato bene e che non è andato bene. Una cosa così che mi viene in mente è che non si può perdere, dobbiamo stare attenti alla gestione delle palle in uscita. E potenzialmente potevamo fare il 3-0, abbiamo preso il 2-1 su un nostro contropiede, quindi abbiamo dato una transizione positiva, abbiamo preso una transizione negativa e abbiamo preso gol. E questo già l'avevo notato, bisogna starci attenti. Dobbiamo dire che è un tecnico fortunato, perché prima volta in panchina 3 punti, è un risultato molto, molto buono per noi per fare un bel passetto in avanti, però sicuramente devo dire che abbiamo fatto un buon primo tempo, non un buon secondo tempo, perché la squadra ho visto che è scesa troppo, ma bisogna capire, il tecnico dovrà capire se è un problema prettamente fisico oppure fisico-psicologico, quindi sicuramente lui questa settimana già giocheremo domenica, quindi speriamo che la prossima possa cominciare a vedere e a capire le problematiche della squadra. In campo si è vista però una squadra cattiva, una squadra vogliosa di portare a casa il risultato, una squadra che già assomiglia molto al carattere del suo allenatore. Beh, questo si è visto sicuramente nel primo tempo, e forse quella piccola caparbietà, quella piccola determinazione ha dato a certi giocatori che io vedevo da tempo non a quei livelli, quel pizzico di cattiveria. De Grazia oggi il primo tempo mi è piaciuto, l'ho visto determinato, cattivo, e ha fatto anche un gran bel gol. Poteva sicuramente raddoppiare, niente da dire al primo tempo.